Anzitutto vorrei ringraziare tutti gli amici dell'UDC, della Costituente di Centro della Lombardia, a partire dall'amico Luigi Baruffi, che è qui in prima fila e che lascerà l'incarico temporaneamente di segretario del partito perché sarà capolista nella circoscrizione di Milano come candidato al Consiglio regionale. Per cui ringrazio lui e con lui tutti gli amici che hanno consentito e che ci sono stati vicini in questi mesi, anche mesi difficili e importanti. Saluto l'amico Scotti, assessore regionale, che assumerà l'incarico di coordinamento del partito in questo mese di campagna elettorale. Saluto l'amico Mantini, che coordinerà la campagna elettorale di Pezzotta, che è la vera novità della giornata. Siamo qui per rispondere a chi ha detto che il nostro partito fa scelte di potere. Ricordo che nel 60% del territorio nazionale noi siamo da soli. Se volevamo fare scelte di potere, sia in Veneto che Lombardia, saremmo rimasti dove eravamo. Facciamo una scelta di ideali proprio per rendere trasparente la nostra diversità. Noi rispettiamo il PDL, rispettiamo il PD, ma vogliamo cantare fuori dal coro, perché non ci piace questo bipolarismo che ha reso già due vincitori sicuri prima ancora della campagna elettorale. Due partiti hanno già vinto, qualsiasi cosa capiterà. Sono la Lega da un lato e l'Italia dei Valori dall'altro. Cioè il bipolarismo che abbiamo costruito in Italia ha finito per gonfiare a dismisura la Lega, che oggi ha la chiave del Nord, e è andata pure bene per alcuni versi che non ha chiesto neanche la Lombardia, perché la chiederà la prossima volta. Ma noi ci poniamo, diceva prima il Presidente Casini, in una situazione particolare, ma anche entusiasmante. Perché quando qualcuno corre per raggiungere degli obiettivi, per rompere degli schemi che stanno, diciamo, comprimendo questo paese, che riducono le risorse del cambiamento e dell'innovazione, non ha altro sentimento che quello dell'entusiasmo, della voglia di fare. Noi siamo oggettivamente una cosa nuova, non perché siamo nuovi, ma perché abbiamo un pensiero nuovo, abbiamo una visione nuova, perché proponiamo un percorso che altri non propongono. E lo proponiamo anche in Lombardia. Ma non è un caso che lo proponiamo in Lombardia, perché la Lombardia è il centro dei cambiamenti, dell'innovazione, è il centro, diciamo, che dovrebbe orientare e guidare questo paese, non esserne guidata. E pertanto le cose che avvengono in Lombardia hanno sempre una grande rilevanza nazionale. Da questo punto di vista la nostra presenza è un significato profondo.